Buongiorno e bentornati a Talk Sicilia, il programma di approfondimento che potete seguire su blogsicilia.it e in televisione sul 14° canale digitale terrestre, il segnale di Videoregione. Oggi è una puntata che dedichiamo a chi ci ascolta, a chi ci segue, sia i nostri telespettatori sia i nostri web spettatori, perché parliamo di come l'informazione sta cambiando, di come l'intrattenimento sta cambiando e per fare questo lavoro di approfondimento ho con me Marco Radini, Buonasera. amministratore unico di Videoregione, quindi giochiamo in casa. Manlio Viola, il mio direttore, il Buonasera. direttore del Blog Sicilia. Buonasera al pubblico che ci segue da casa in tutte le forme e in tutti i modi. Allora, io dico che, diciamo, per correttezza, qui siamo nella redazione del Blog Sicilia, se il mio direttore è d'accordo, io la prima domanda la farei direttamente a Marco Radini, perché, diciamo, io ho fatto questa premessa, è una puntata che dedichiamo a chi ci segue. Com'è cambiata la televisione e qual è lo sforzo che Videoregione sta facendo per essere un mezzo di informazione e di intrattenimento globale e locale al tempo stesso? Allora, grazie per la domanda, mi dai l'occasione per parlare nuovamente di come è cambiata veramente la televisione in Sicilia. La televisione è cambiata in Sicilia perché il Ministero ha avviato nel mese di aprile 2022 un processo nuovo nel quale ha distribuito nuovamente le frequenze televisive in Sicilia. E così questo l'ha fatto regione per regione, l'ha fatto in tutta Italia. Questo fatto che diciamo, ha portato un grande cambiamento dello scenario televisivo ha modificato di fatto proprio quello che è il mercato e quindi noi ci ritroviamo di fronte a una situazione che è completamente nuova, sia per gli spettatori, coloro che ci vedono da casa, sia per gli addetti ai lavori e fondamentalmente per noi che come editori siamo delle imprese. Quindi essendo delle imprese noi dobbiamo sicuramente gestire al meglio questo cambiamento che ci è stato imposto dal Ministero. È un cambiamento che è dovuto a una questione di innovazioni tecnologiche, cioè il Ministero doveva materialmente trovare dello spazio di banda da favorire alla tecnologia 5G, alla telefonia, per quello che è l'uso che ne può fare la telefonia mobile e Le il nuove cellulare, reti appunto di le nuove internet. reti di trasmissione, queste qui 5G. E quindi per trovare lo spazio, cosa ha fatto? Ha fatto un riassetto totale delle emittenze locali, regione per regione, proprio per favorire queste grandi company telefoniche che usufruiranno di questo spazio di banda per Perdoni erogare se ti questi interrompo, ma servizi. Prego. c'è una nota di critica rispetto all'approccio del Ministero o è una strada che deve essere percorsa proprio in questo modo? Perché quando dici il Ministero ha favorito le grandi compagnie telefoniche, è un po' come se l'imprenditoria locale fosse stata penalizzata, perché parliamo di imprenditoria locale che comunque rappresenta un grande bacino di informazione e di spettacolo per tutti. Allora, qualcuno può anche affermare ciò, per quanto mi riguarda e per come la posso vedere io e come la vediamo la maggior parte degli editori, ogni innovazione tecnologica che ci spinge ad andare in avanti e quindi a migliorare, a performare di più, a essere più presenti sul mercato, ad avere un segnale più forte, quindi a presidiare in termini di comunicazione il territorio meglio, visto che facciamo questo come emittenti televisive, sicuramente non può che essere inteso come un miglioramento. Ma nel caso in specie, essendo che i processi che sono stati avviati dal Ministero sono fondamentalmente quattro, e già basta parlare del primo processo che è avvenuto, che è quello del riassetto degli operatori di rete, noi ci rendiamo conto che le emittenti regionali oggi hanno a che fare con Rai Way, cioè il loro segnale è distribuito da Rai Way, cioè noi abbiamo la stessa copertura del segnale, mi riferisco alle emittenti che vanno, anche qui poi bisogna entrare un po' nel dettaglio, in quelle che vanno nell'arco numerico dal numero 10 come LCN al numero 19, perché sappiamo tutti che dal numero 1 al numero 9 sono le emittenti nazionali, mentre dal 10 al 19 sono le emittenti regionali di primo livello. Noi siamo assistiti nell'erogazione del nostro segnale da un MUX che ospita la Cos'è nostra un MUX? banda. Scusa, Allora, il MUX, cerchiamo di farlo cioè, capire a chi ci allora, ascolta. per MUX si intende un sistema di rete che serve a trasmettere ed è fatto di tralicci, ponti e antenne.
Quindi si tratta di un operatore che ha questo sistema di rete che si chiama MUX e che viene messo a disposizione, in questo caso, delle emittenti che devono distribuire il loro segnale all'interno di questo MUX, che viene poi erogato in tutto il territorio che è coperto da quella rete. Ecco, per esempio, quando intendiamo dire Rai Way, lo intendiamo dire perché Rai Way ha vinto come operatore di rete unico in Sicilia, perché prima, se ad esempio guardiamo, se abbiamo la possibilità di Sì, abbiamo usufruire delle meglio, ecco, mappe, di la regia ha questa mandato slide, queste. esatto, se guardiamo bene questa slide, noi ci rendiamo conto che prima la situazione qual era? C'erano diversi operatori di rete e questi operatori di rete fornivano il servizio di veicolazione a diverse emittenti locali. Ogni operatore di rete poi aveva la sua rete di trasmissione e quindi magari questo segnale non veniva erogato in tutta la Sicilia, magari era totale o Quindi parziale. per rendere intellegibile a chi ci ascolta, in realtà Sì. questa operazione ha reso più omogenea la distribuzione del segnale. No, questo certo, questo senz'altro, ma la cosa fondamentale è che, come potete anche vedere dalla slide, ormai l'operatore di rete è unico, Unico. quindi e significa che tutti i segnali che riguardano le emittenti regionali Passano da questo grande passano contenitore. e sono veicolati attraverso un unico operatore di rete, che in questo caso, mi sento di dire con grande entusiasmo, è la RAI. E la RAI sicuramente è un sinonimo di garanzia, di qualità, Dal punto di vista dal punto di tecnologico, vista sicuramente tecnologico e di copertura di del territorio, parliamo del perfetto. 99%, se non di più, di tutto il territorio Cioè, sicilese. sì, io voglio fare però l'avvocato del diavolo a questo punto. Non si rischia in questo momento di creare anche un sistema monopolista da un punto di vista di distribuzione del segnale? Ma io, direttore, questa è una bella domanda. Monopolio nel momento in cui qualcuno stabilisce qualcosa di sé per sé, ma qui questo processo è avvenuto attraverso dei bandi ministeriali dove hanno concorso una serie di operatori e in funzione di quello che era previsto nel bando, erano due principalmente i competitor, era i Towers e Rai. Alla fine l'ha spuntata Rai, ma per esempio in Sicilia l'ha spuntata Rai, ma se lei va, si spostasse nel Lazio abbiamo i Towers, non abbiamo la Rai, quindi è monopolista al momento in cui vince il bando di gara, Quindi quindi è diciamo, il bando direttore, che è ministeriale. sicilianista monopolista. Manlio, però prima di darti la parola e lasciarti, come dire, spazio alle domande che vorrei fare a Marco Radini, io vorrei ricordarti, cioè, tu, dicono di te che tu sei stato concepito sotto una telecamera, perché tu, diciamo, la tua gloriosa e già abbastanza lunga carriera da giornalista nasce in televisione, quindi il tema della televisione, dell'approccio crossmediale, per te è pane quotidiano, oltre alla direzione Intanto quotidiana. ti ringrazio per avermi ricordato l'età, che è una cosa che No, non ho tendo a parlato dimenticare dell'età, non ho parlato fondamentalmente perché è dell'età. molto lunga, ma a Un giovane prescindere, esperto giornalista. ma a prescindere dallo scherzo, un po' dall'alleggerimento, che quando si parla di cose serie ci sta sempre a mettere un attimino un pizzico di alleggerimento ai grandi temi. Sì, sono nato in televisione e cresciuto con la televisione, e la televisione ha le sue regole. E oggi io chiedo a Marco Radini, sempre perché io sono il provocatore in questo gruppo, mentre c'è Piero Messina che conduce, Marco Radini che ci spiega le cose come stanno, io faccio il È la provocatore. prima volta nella vita mi tocca fare la parte del buono o del mediatore. No, no, insomma, no, ci sei abbastanza portato, Piero. Ma a prescindere sempre da queste Non mi battute, sembra un gran oggi bel complimento, la però vabbè, verità sei il è direttore. questa: cambia la televisione. Si è parlato quando si parla, per esempio, di industria, si parla di prima e seconda rivoluzione industriale. Oggi potremmo anche parlare di seconda o addirittura terza rivoluzione televisiva, perché prima c'è stata la ormai vecchia legge Mammì, poi c'è stata la rivoluzione che ha fatto il mercato con il passaggio al digitale vero e proprio. Oggi c'è questa rivoluzione, ma c'è anche un altro passaggio importante che è stato non solo la nascita, ma l'incremento della rete di internet. Videoregione, da questo punto di vista, dico videoregione perché sto parlando con l'amministratore di Sì. Videoregione, è stata antesignana perché è partita con un accordo con un vettore che invece lavora su internet, che è Blog Sicilia, che su internet fa il suo streaming, nasce il suo streaming. Tutto questo si può integrare o c'è il rischio che l'uno fagociti l'altro in un settore o nell'altro? Quindi la televisione può fagocitare internet, per esempio, nel pubblico un po' più grande di età e viceversa, o no? Allora, gli strumenti sono tutti complementari, no? Perché se noi facciamo web, il web ha il suo pubblico, se noi facciamo l'emittente televisiva E ha il diciamolo suo. anche che Videoregione ha anche il suo sito dove fa il Certo, suo ma ci streaming. saremmo arrivati, direttore. Allora, noi, il percorso del cambiamento per noi è stato un cambiamento totale.
Voi dovete pensare che questa cosa è avvenuta per tutte le emittenti nel giro di 6 mesi, ma per esempio Videoregione prima non aveva un sito dove trasmetteva in streaming l'emittente televisiva. Ecco, per esempio, questo noi abbiamo trovato un partner ideale con Digitrend e da questo punto di vista noi già da dicembre del 2022, quindi parliamo di una cosa molto recente. Siamo online con il nostro sito www.vbrsicilia.it ed è un sito dove lei ci trova l'emittente in streaming e TV e dove tra l'altro ci sono all'interno tutti i contenuti possibili e immaginabili. Ma proprio perché l'idea, quella nostra, come si può anche vedere dalla slide che è alle mie spalle, è quella che dobbiamo dare al target di riferimento lo strumento che gli viene più vicino. Faccio un esempio. Sappiamo che la televisione è uno strumento che è assolutamente penetrato nelle case di tutti gli italiani. Non c'è una casa dove non c'è una televisione. Lei dovrebbe sapere, perché lei è vecchio di questo mestiere, dovrebbe saperlo. Dottore Latini è molto più cattivo di me. Quindi, se la televisione è presente in ogni casa, allora ci sarà un pubblico che è abituato a utilizzare la televisione e magari guarda la televisione col digitale terrestre. Poi c'è tutto un pubblico nuovo, assolutamente importantissimo, e quindi lei ha fatto bene a farmi questa osservazione, che invece non guarda la televisione. Ecco, non guarda la televisione. Quindi il tema è: chi non guarda la televisione, come può, Come arrivare a questo ecco, come pubblico? può guardare la televisione? Oppure come può un emittente fare in modo di essere presente anche in altri canali di distribuzione? Anche perché il linguaggio radiotelevisivo è comunque un linguaggio moderno di oggi, anche se non passa attraverso la televisione. Certo, certissimo, questo è giusto. Infatti noi altri sul sito ci sforziamo, oltre che a essere in streaming dal punto di vista televisivo, di riempirlo di contenuti editoriali, giornalistici e poi all'interno, in versione on demand, lei ci può trovare tutti i contenuti che noi abbiamo tranquillamente erogato e messo in onda. Ma non contenti di questo, sempre in una fase di grande cambiamento, noi altri abbiamo voluto anche dare una risposta a tutti coloro che, come anche con le campagne ministeriali che hanno promosso la Smart TV, non so se vi ricordate che c'è stata questa campagna di invogliare le persone a rottamare il vecchio televisore per prendere il nuovo televisore con questa tecnologia Smart TV, noi anche in questo, e siamo una delle poche emittenti regionali ad averlo Una fatto, proposta on demand, noi quindi. siamo sì anche presenti con una proposta on demand. Quindi chi ha la Smart TV può digitare sul canale e andare sul canale Videoregione e trovare lì dentro tutti i nostri contenuti on demand. Quindi può vederla quando vuole, come vuole. Però diciamo io vorrei fare un passo oltre la tecnologia, perché è vero che le piattaforme, la tecnologia ci aiutano a rendere fruibile il servizio televisivo e il servizio di informazione in qualsiasi momento e con qualsiasi strumento noi utilizziamo e ci interfacciamo. Però credo che da parte di Videoregione ci sia stato anche un grande sforzo in termini di contenuti, cioè c'è un palinsesto molto articolato che cerca di raccogliere le aspettative del pubblico che vi segue. Allora, nel momento in cui avviene una trasformazione di un'emittente che è parzialmente distribuita in una regione ad una emittente che ha la copertura della RAI in Sicilia, significa che noi dobbiamo erogare produzioni e contenuti che quantomeno abbiano il carattere di regionalità, non c'è dubbio. Quindi ci siamo dovuti adeguare, ma abbiamo già fatto investimenti di tipo tecnologici con le strumentazioni da dare al nostro comparto tecnico. Abbiamo fatto degli investimenti significativi rifacendo del tutto gli studi televisivi. Abbiamo individuato i partner per essere presenti sul web e abbiamo fatto questo investimento pure. Abbiamo e stiamo individuando partner sul territorio per coprire appunto l'informazione a carattere regionale, cosa che lei mi suggeriva che è molto importante. E anche su questo stiamo avendo parecchi risultati e poi abbiamo dovuto arricchire un palinsesto in maniera importante. Quindi parliamo di investimenti significativi, ma attenzione, non è solo Videoregione, è che essendo proprio il contenitore cambiato, l'editore, chiunque fa l'editore, in questo caso è il gruppo Minardo, e quindi abbiamo alle spalle anche un editore che in questo momento ha deciso di investire perché era arrivato il momento. Cioè, noi non abbiamo fatto le cose prima perché appunto eravamo consci che sarebbe arrivata questa rivoluzione del settore Al televisivo. Quindi, momento giusto. esattamente nel momento della rivoluzione, abbiamo deciso di fare tutto e oggi ci poniamo a essere una di quelle emittenti che sicuramente nel panorama regionale è emergente e guarda verso il futuro. Perché E a attenzione, proposito di prego. futuro, Marco, perdona, vorrei fare intervenire il direttore Viola. Mario, tu sei veramente, a parte le battute, cioè,
grande esperto del mondo dell'informazione. Come immagini il futuro da qui a 10 anni al mondo dell'informazione? E cerca di interpolare sia la visione del giornale online che quello della televisione on demand, pluripiattaforma come Le Videoregione. sfide sono almeno tre, le sfide per l'informazione del futuro. E quando parlo di informazione, e qua do ragione a quello che diceva poc'anzi di Marco Radini, deve essere un'informazione multipiattaforma. Tutti i linguaggi devono dialogare fra di loro. La televisione, faccio un esempio. Anni fa, quando è nata la televisione, si diceva che la radio sarebbe scomparsa. La realtà delle cose non è questa, la radio è rimasta, si è forse modificata, ha il suo linguaggio, ha il suo motivo di esistere. La televisione non l'ha sostituita, l'ha integrata. Con la nascita di quello che è la piattaforma le piattaforme internet di varia natura, io sono convinto che non scomparirà la televisione, anche se ha avuto un momento di arretramento, come è successo al suo tempo con la radio, adesso è un momento di ripartenza. Sono convinto che si dovrà integrare quello che è la televisione, quella che è la radio, con quella che è la piattaforma internet, forse ci sarà un arretramento del cartaceo quando non riesce, parlo di informazione, a rimodularsi, Certo, rigovernarsi in maniera diversa, riproporsi in maniera deve diversa, cambiare la sua deve natura cambiare la sua quotidiana, natura, su ma carta tutto chiaramente. questo deve camminare insieme. Quindi si va verso quelle, e da questo punto di vista, forse anche gli accordi che stanno nascendo, ripeto, Blog Sicilia e Videoregione sono stati antesignani negli accordi di coproduzione di una serie di trasmissioni. Questa integrazione è il futuro, ma c'è la grande sfida, che è quella di raccogliere e parlare ai giovani, perché i giovani oggi non sono facilmente raggiungibili, spesso non guardano la televisione, se guardano qualcosa lo guardano nelle piattaforme on demand, possibilmente di streaming di natura diversa dall'informazione, spesso si informano nemmeno sui giornali che se ne siano la cartacea, spesso si informano sui social Stai con tanti toccando, rischi, con tanti appunto, stai rischi. toccando un punto molto Con delicato, i tanti rischi. social e i mezzi Esattamente. tradizionali, E cioè. questo è il tema. I social hanno dei rischi. Rischi perché l'informazione che viaggia sui social può essere un'informazione professionalizzata qualora i social ti ripropongano contenuti che vengono dalla televisione piuttosto che dal giornale, ma troppo Non c'è un spesso controllo non c'è di. un controllo, non si conosce l'origine di quel contenuto. Ecco, la sfida secondo me che deve essere condotta insieme da tutti i mezzi di informazione è questa, da un lato, e al fianco di questa c'è quella che è la doppia mission fra informazione e intrattenimento, perché Intrattenimento. troppo spesso l'intrattenimento sconfina nell'informazione e viceversa, e questo è un problema che abbiamo online e in televisione. È vero, Marco Radini, su questo sei d'accordo? Sì, certo che sono d'accordo, assolutamente sì. Il rischio è alto perché è vero che i giovani non guardano la televisione se non in alcuni casi specifici, ecco, dei programmi che possono essere, faccio un esempio per tutti, il programma che fa da De Filippi Amici, ma è una, come dire, Una perla un'eccezione, sì, rara, un'eccezione. perché chiaramente è un format che è dedicato esattamente al loro mondo. Ma anche quando l'emittente locale facesse uno sforzo per realizzare un programma che possa essere destinato ai giovani, probabilmente non usiamo, ecco, non Non usiamo, conosciamo il loro linguaggio, e ecco, il questo è loro quello il linguaggio, problema. non abbiamo la capacità di dialogare dal punto di vista proprio dell'uso del linguaggio con i giovani. Quindi questo sicuramente è un tema sul quale bisognerà lavorare. Sì, questa è una bella sfida perché chiaramente certo i giovani rappresentano il futuro. Per dire ancora di più, noi abbiamo una data che ci avvicina a un ulteriore cambiamento molto importante, che è una data che ha fissato la Comunità Europea, che è il momento in cui dovremmo spegnere totalmente il digitale terrestre in tutta Italia, che è nel 2030. E Quindi, dopo e cosa ci sarà? dopo tutti ci dobbiamo spostare in tecnologia HBTV, quindi on Mi demand oppure web cogli TV. to totalmente la sorpresa. Cosa Prego. succederà quindi? E questo non lo posso sapere perché io siamo Non nel è la storia di. 2023, Vabbè, però è non domani. posso Però sapere se fra 7 anni. c'è da lavorare per preparare Certo, questo ma già noi ci switch. siamo, noi già siamo in HBTV, noi già siamo sul web, siamo in streaming, quindi noi altri questa difficoltà non E quei dovremmo avere. Quindi canali stiamo saranno dedicati lavorando. soltanto al 5G, Il per dire. tema sarà, secondo me, a quel punto non soltanto avere gli strumenti tecnologici per proporsi, come giustamente sta dicendo Radini, già ci sono, già, ma il tema sarà anche quello di adeguare in parte il linguaggio utilizzato a quello strumento. La tecnologia che ci permette di andare in streaming, è vero, raggiungerà possibilmente anche il pubblico che oggi viene raggiunto dal digitale terrestre, ma
amplia le potenzialità di pubblico anche a quello che oggi magari non passa dal digitale terrestre o passa da internet soltanto, tra virgolette, soltanto attraverso un giornale online o qualcosa del genere. La sfida, a mio modo di vedere, è quella di riuscire a mediare i linguaggi sempre corretti con i linguaggi di questo nuovo Ma pubblico. oltre al linguaggio e alla, come dire, capacità di cifrare quello che sarà il linguaggio Capacità di futuro, e vorrei, comunicare. questa domanda la vorrei fare sia al direttore Viola che all'amministratore Radini, ma non c'è il rischio che una volta che si supera anche questa parentesi del digitale terrestre, si crea un grande mare magnum dell'informazione e dell'intrattenimento, poi come si farà a rendere distinguibile una cosa dall'altra? Perché questo credo che sarà veramente un grosso scoglio Allora, per tutti a superare. il principio di questo grande cambiamento che avverrà è uno. Che sarà l'utente, A chiunque esso sia, a scegliere. scegliere. Se Quindi ci. voi ricordate bene, no? Alcuni mezzi hanno per caratteristica questa cosa di far scegliere l'utente. A me sembra una politica un po' Highlander, alla fine resterà soltanto uno o Assolutamente, pochissimi. no, ma Ci sarà una moria allora le di situazioni imprese. sicuramente saranno per chi vuole continuare a operare nel mondo della comunicazione, gli scenari futuri possono essere prevedibili, ma ecco. Per alcuni target, quindi i giovani per esempio, è molto difficile fare delle previsioni concrete, oggettive, perché ripeto, a parte il loro linguaggio, ma anche proprio non sono avvezzi a questo utilizzo, ecco, del mezzo televisivo e sono molto, forse anche troppo esposti, secondo me, Ai dal social, punto di senza vista dei social. Che i social. direttore, dimenticare che stiamo parlando di qualcosa che avverrà da qui ad altri 7-8 anni, ma 7 anni è che domani. praticamente per i giovani sono un'altra Un'altra generazione, perché generazione. se è una generazione che ancora non conosciamo, perché già oggi noi abbiamo difficoltà a confrontarci con la generazione Z, probabilmente la generazione che vivrà quel passaggio La posto ancora Z. deve nascere, forse non sappiamo nemmeno quale sarà il suo linguaggio, e non è solo un problema di linguaggio, quali saranno le sue preferenze e quali saranno anche in quel caso i rischi, perché c'è la possibilità che quelli che oggi noi percepiamo come rischi, domani non siano rischi ma concretezza, e possibilmente i rischi siano ancora altri. O viceversa, ci potrebbe essere anche un ritorno ad alcuni contenuti, perché per esempio la rete oggi sta vivendo un periodo in cui, dopo essere passati da un momento di grande esplosione, nella quale si davano notizie rapide, veloci, Facciamo degli fuggenti, approfondimento. e che duravano un attimo, senza approfondire nulla, possibilmente con qualche verifica fatta dai professionisti giusto in un attimo, oggi c'è invece un ritorno a contenuti più approfonditi, Il long più che form, il come long si suol form, a dire. ciò che viene raccontato, spiegato, fatto comprendere. Forse da qui a qualche anno potrebbe esserci ancora un ritorno a quello che io continuo a definire, mi ostino a definire, informazione professionalizzata. E il tempo è volato via, d'altronde l'argomento era molto molto interessante Ci perché sarebbero racconta ancora tante l'informazione. cose da Sì, dire. ma ci vediamo per una prossima puntata, ma Ma da qui vediamo. da qui allo switch sulle piattaforme HBBT, BTB. BTV, come avremo tempo, come dire, di incontrarci e di fare anche Ma ulteriori allora, approfondimenti. l'invito è a tutti esteso, è quello di cercare ognuno con le proprie professionalità di migliorare. Ma soprattutto e fondamentalmente ancora abbiamo in teoria 8 anni. E quindi 8 anni, anche se possono sembrare pochi, è un tempo importante per investire appunto nel futuro di ogni impresa televisiva, editoriale e Per dare altro. Quindi informazioni di qualità e sì, intrattenimento di qualità. assolutamente Perfetto. sì. Quindi questa è la sfida. È Attendibile, soprattutto informazione attendibile. Allora, grazie a Manlio Viola e grazie a Marco Radini. Ci vediamo presto Grazie a voi. e ci rivediamo qui su Blog Sicilia e su Video Regione al canale 14 Digitale Terrestre. Alla prossima puntata di Talk Sicilia.